Ho osservato attentamente gli antichi olivi dei giardini Embury. Per illustrare con attenzione il portamento arboreo con i rami penduli. La caratteristica delle oleacee con le foglie opposte, picciolate, lanceolate. I fiori piccoli, biancastri, in grappoli. I frutti sono drupe ovaliformi che ho rappresentato nei vari gradi di maturazione. Ho studiato attentamente i colori. Ho misurato una foglia e un'oliva per definirne esattamente la forma. Con un accurato disegno ho illustrato le informazioni raccolte. Per dipingere le foglie ho utilizzato il verde veronese e la terra d'ombra. Volendo, tutta la tavola si può dipingere con i tre colori primari. Ho bagnato il foglio e ho steso le prime velature bagnato su bagnato. Ho dato forma alla foglia lasciando chiare le alte luci. Ho lasciato asciugare bene e, su foglio asciutto, ho intensificato il colore. Su foglio asciutto con un pennello piccolo e un colore più scuro ho iniziato a definire con attenzione la foglia. Per la pagina inferiore ho dipinto prima i margini su foglio asciutto. Per le olive acerbe ho utilizzato il giallo, il blu oltremare e un po' di terra d'ombra per scurire. Per le olive mature l'alizarina, il blu oltremare e la terra d'ombra bruciata per scurire. Ho bagnato il foglio e ho steso le prime velature bagnato su bagnato rendendo la rotondità dell'oliva. Poi sul foglio asciutto con un pennello piccolo ho intensificato il colore.
Lo stesso procedimento per le altre olive. Alcune olive mature hanno la pruina che ho dipinto col blu oltremare. Per dipingere i rametti utilizzerò la terra d'ombra, la terra di siena bruciata e il seppia. I rametti dell'oliva taggiasca sono dipinti. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo progetto.